22 novembre, Santa Cecilia, iniziano le tradizioni natalizie tarantine, sicuramente quelle come lunghezza tra le più significative d'Italia, una grande partecipazione popolare, un sentimento religioso diffuso, un motivo anche per riflettere, per stringersi intorno alla fede e vivere anche attraverso la fede la tarantinità, le tradizioni tarantine. Per me è un onore certamente rappresentare il Consiglio Comunale in qualità di presidente dello stesso. Questa mattina una bella levataccia, ma davvero è stata una cosa importante, la rifaremo 100 volte. Angelica, la dottoressa Angelica Lussoso, assessore del Comune di Taranto, in rappresentanza dell'amministrazione, abbiamo condiviso questo momento davvero sentito, profondo. È sempre bello dar luogo alle tradizioni della nostra città. Con Santa Cecilia inizia il Natale più lungo d'Europa, quindi dobbiamo essere fieri di questo primato che la città di Taranto ha. Come amministrazione ogni anno garantiamo ovviamente il nostro supporto alla processione, alla manifestazione e soprattutto portiamo avanti la tradizione delle bande cittadine, quindi io vorrei ringraziare in questa occasione il maestro Gregucci e il maestro Simonetti, quindi la banda di Santa Cecilia e la banda Giovanni Paisiello che appunto hanno questa grande responsabilità, ma questo grande privilegio di rappresentare la nostra città nelle notti più importanti, quindi la notte di Santa Cecilia e tutte le notti del periodo pasquale. E adesso invochiamo la benedizione di Dio sulle bande, sulla banda di Santa Cecilia, sulla banda Giovanni Paisiello che dirigerà il maestro Vincenzo Simonetti, sulla congrega di San Cataldo che presta servizio durante la festa di Santa Cecilia, sulle autorità civili e militari qui presenti che ringrazio di loro cuore, a partire dal Comune di Taranto che sostiene e che porta avanti questa tradizione, e c'è l'assessore Lussuoso e poi l'ammiraglio Montanaro che ringrazio per la presenza, che ci onora, Presidente del Consiglio, e ciascuno di voi, soprattutto la benedizione è per noi, e quindi la benedizione vada anche a loro con l'affetto e con l'abbraccio di una bella città, così come ci ritroviamo ad essere questa mattina. Con noi l'avvocato Mario Odone, altro rappresentante dell'amministrazione comunale, consigliere comunale, appunto è presidente della commissione bilancio. È un confratello, sei un confratello, quindi ovviamente. Sicuramente io credo che Taranto si esprima al meglio ogni qualvolta racconta se stessa, racconta la sua storia, le sue tradizioni. E credo che la risposta migliore sia proprio questa, cioè la presenza di tanta gente della cittadinanza e anche di tanti ragazzi, di tanti giovani, tra cui tanti giovani davvero di 15, di 16 anni che ho visto. Quindi c'è questa voglia di continuare, no? Portare avanti questi nostri valori identitari e soprattutto quel riscoprire il senso di comunità che serve tantissimo alla nostra città, che ci deve mettere tutti insieme, tutti uniti, tutti vicini per affrontare le sfide del futuro. E su questo noi dobbiamo essere attenti, dobbiamo essere vigili, dobbiamo continuare a lavorare con forza, con determinazione e sostenere tutte queste iniziative. Che dire? Una felice Santa Cecilia a tutti e l'inizio natalizio di una lunghissima festa, una festa, Mario, soprattutto del cuore, che sia il migliore per tutti i cittadini di Taranto e per tutta la città. Grazie.